Bene, andiamo avanti allora. Comunque cosa fa? Notate com'è che Davide imposta il problema. Da re, da re. E infatti chi ha chiamato a sé per prima cosa un esercito poderoso. Lui vuol dimostrare a Dio che lui è una persona seria, che di cui si può fidare. Come se Dio che bisogna credere, è vero o no? Quindi 30.000 soldati, sembra che vada in guerra, invece è solo per trasportare una cassa di legno. Ma non solo quello, presero l'arca di Dio dalla casa di Abinadab, che era quell'ebreo che aveva conservato l'arca per qualche anno in quel periodo di Baraonde, che è stato tra praticamente la morte di Samuele e la morte di Saul, fondamentalmente, sulla collina, la caricarono su un carro nuovo guidato da Uzza e Achio, suoi figli. Achio camminava davanti all'arca, Davide e tutti gli israeliti danzavano davanti al Signore. Perché? Perché il culto a Yahweh è sempre stato un culto di festa e la danza è una delle espressioni della festa. Ancora oggi, ecco, nelle nostre chiese no, non sono a Travagliato, non so, a Gussago, a Cailina, si danza, si balla, torna all'altare, non lo so. Qui non lo facciamo. Ma voi sapete che, forse ve l'ho detto ancora, non mi ricordo, ma pochi mesi fa hanno partecipato alla nostra messa delle 10, che oltretutto per noi qui ospitato è quella di ragazzi, è quella più animata, più allegra, tra virgolette, no? Più festosa anche di solito. C'era una coppia di giovani sudamericani che conoscevano Don Renato, parroco di prima, no? E niente, alla fine della messa vengono in sagrestia per salutare e Don Renato gli fa: ma allora come vi è sembrata la messa? Triste. Triste. Se che si vuole triste che sta qui, che sta ieri alle 4:30 o alle 7:30. Io, è vero, triste. È la stessa cosa che dicono gli africani cattolici, che li abbiamo qui in paese, quando gli capita di venire a messa qui, non vengono volentieri perché qui la messa è tutta lì. Partecipano alla messa, ma dove è possibile, nei momenti in cui è possibile, e partecipano danzando intorno all'altare, facendo il giro della chiesa. Tutti i giorni adesso sventolano il loro... È bellissima, qui ne abbiamo avuta una qualche mese fa, abbiamo celebrato una qui, ci sono 3-4 battesimi, parlavano tutti inglese, abbiamo fatto venire il prete africano che c'è lì alla stocchetta, che ha celebrato la messa in una lingua che loro capivano, e davvero, sia i canti che fanno, che sono canti più vivi dei nostri, insomma, sia la partecipazione a quei 2-3 momenti dove questo è possibile, ma insomma, venivi fuori, è bello, ecco, bello. Dopo, ecco, non rientra nelle nostre tradizioni, nelle nostre abitudini, anzi, fino a poco fa infatti giù che balai e la scomunicavo, perciò, era o no? C'erano i missionari che facevano ballare in chiesa quando andavamo, quei missionari giovani. Ecco, succedeva una volta ogni tanto, poi i Gadiner de Fero, insomma, vengono da altre esperienze, diciamo che all'interno della Chiesa Cattolica Italiana, oggi, italiana, non altre espressioni che avvengono qui, ci sono alcuni gruppi, per esempio, non so, i carismatici neocatecumenali, altri, hanno dei momenti dove esprimono la gioia o durante la celebrazione o appena dopo, alla conclusione, anche attraverso danze, eccetera, eccetera. Noi per il momento, almeno, oggi si usano le chitarre tranquillamente, ma sono più in estate. Noi che creiamo un pochino anche. È vero anche quello, sì. Come la si organizza, è vero, sì, sì. C'è l'aspetto di raccoglimento personale e c'è l'aspetto di comunità, no? Di festa di comunità, perché ogni messa è Pasqua, né? È celebrazione pasquale, per cui uno e l'altro ci vorrebbe sempre un momento di raccoglimento, un momento di... L'Eucaristia è sempre un atto della comunità cristiana, anche quando è fatto da due persone appena, prete e uno che è, di, no? Che è in parte. Per poter celebrare la messa da soli occorre un permesso speciale del Papa, perché è sempre un atto della comunità. Essendo un atto della comunità, direi che il raccoglimento è condizione perché i gesti abbiano un senso. Però lo scopo non è quello, perché per il raccoglimento fai un'ora di adorazione, e lì quello è il momento specifico. Ecco, nell'Eucaristia si è lì per fare tre cose, anzitutto. Prima di tutto, insieme, ascoltare la parola. Ascoltare la parola, e l'omeria dovrebbe essere un dialogo. Per essere un'omelia inizialmente, era un dialogo tra il prete e i partecipanti. Però quando lo facevano, e dove lo fanno anche oggi, do 3 ore minimo la messa alla dura, né?
perché non puoi tappare la bocca al primo che dice una parola. Devi lasciare interventi corti ma brevi, d'accordo? Però se tutti possono parlare, tutti possono intervenire, ci vuole il tempo che ci vuole. E normalmente dalle 2 alle 3 ore e mezzo dura una messa. E ce ne sono a migliaia di italiani tutte le settimane partecipano a messe celebrate così. Difficilmente in parrocchia, di orario. Che noi per esempio, con un giorno lungo, è un po' difficile farmi, è vero o no, c'è anche quell'aspetto lì. Prima, l'ascolto della parola, che comincia con la richiesta di perdono e finisce con la risposta della preghiera dei fedeli, che dovrebbe essere preghiere centrate sulla parola che si è ascoltata, che si è condivisa, no? Far diventare preghiera l'ascolto, praticamente. Poi c'è la parte centrale, che è la celebrazione di quello che lui ha fatto per noi, riconosciuto come il regalo per eccellenza, e come ogni regalo che si rispetti, come lo si riceve, cosa si fa? Lo si usa. Quindi quello che ha fatto lui è quello che possiamo fare noi utilizzando quello che lui ha fatto. E qui si va dal prefazio, il Signore sia con voi in alto i cuori, eccetera, no? Fino al Padre nostro. Dopodiché c'è la terza parte, dove lui, reso presente dalla celebrazione eucaristica, dalla consacrazione, lo si mangia per uscire fuori e vivere la vita come culto, uno dei regali che lui ci ha fatto. Sono tre momenti. Quindi, ecco, queste sono le tre cose fondamentali. Come minimo può essere un'occasione di preghiera personale, di riflessione, di ringraziamento, di lode, di esame di coscienza, secondo i momenti, insomma, ecco. Certo non è partecipare. Sarebbe come, che differenza c'è tra andare in una gelateria a mangiare il gelato e passare sulla strada a guardare quelli che mangiano il gelato. Ha sempre tutto a che fare col gelato, però è mia la stessa roba, insomma. No, è mia la stessa roba. Vero o no? Naturalmente, questo per le persone che stanno bene. E quindi non può mai sostituire la partecipazione. Può essere un aiuto in più, magari ascolto una volta in più la parola, ascolto che riflessione viene fatta. Come? Per i malati la messa o alla radio o alla TV può sostituire, ma i malati però, perché non possono materialmente. Ma poi la differenza sostanziale è la partecipazione. È la partecipazione all'atto, è l'atto comunitario. Quello sì, però signori, ma questo dobbiamo saperlo tutti. Cosa vuol dire la parola chiesa? Ah, qui c'è qualcuno che sa tutto, né? Solo che la parola chiesa non è italiana, è greca come tante altre parole. E deriva da ecclesia, giusto? Ecclesia. Chiamati, participio passato di kaleo, di un verbo, che vuol dire chiamare, chiamati, chiamata in questo caso è al femminile, chiamata, la chiesa, no? Ec, da, da più parti, da qualcuno, chiamati da più parti, da qualcuno, quindi è sempre un rispondere a un invito, a fare che cosa? A fare comunità, giusto? E quindi, siccome l'Eucaristia è un atto della comunità, che conta perché sia davvero per te Eucaristia, è il fatto che la guardi nella scatola magica o che partecipi alla comunità. Quindi partecipare non è come il guardare. Non c'è soltanto l'atto della comunione che puoi fare se sei lì, altrimenti no. Ma proprio tutto il resto. Praticamente il seguirla o alla TV o alla radio è una cosa possibile oggi, fino a pochi anni fa, non via mia i mesi, per cui... e vale solo per chi è impossibilitato a. Per gli altri è importante essere presente, perché noi abbiamo un solo modo per far comunità, esserci. Possiamo sentirci legati alla comunità, quello sì, no? Quello è sempre possibile, ma che fa comunità è esserci. Ecco perché è importante essere lì, per sé proprio. Per tutti e tre i momenti, sia l'ascolto della parola, sia il momento sacramentale vero e proprio, sia la comunione che è l'effetto del sacramento. Per sé è così. È chiaro? Noi siamo cristiani o siamo chiesa? Siamo cristiani perché crediamo in Belzebù, giusto? In Gesù. E siamo chiesa quando ci uniamo con altri cristiani per celebrare o per fare qualcosa insieme. Noi quando siamo ognuno per conto proprio non siamo chiesa. Lo diventiamo ogni volta che insieme ci riuniamo a celebrare.
Dopo si dice la chiesa, per dire la comunità per sé, però noi siamo davvero chiesa nel momento in cui rispondiamo all'appello. Accettiamo di spostarci da dove siamo per riunirci ad altri che ci interessano sì e no personalmente, perché magari non li conosciamo neanche, ma ci riconosciamo tutti insieme chiamati lì da un altro, che non è uno di noi, è un altro. È quello che distingue la Chiesa da un club. Un club. Un club riunisce persone che hanno qualcosa in comune, o le palanche, o la classe sociale, o il lavoro, o un hobby, secondo, no? Formano un club. La Chiesa da cosa è riunita? Da Gesù Cristo. Da Gesù Cristo. Se qualcos'altro a riunire i cristiani non è Chiesa. O se quel qualcos'altro è fondamentale, naturalmente, perché se, non so, oggi è la festa del patrono, in quanto sono del paese partecipo alla. Insomma, no? L'importante è che non sia l'unico motivo. Oppure, non so, è la festa dei coscritti, vabbè, e ci troviamo tutti insieme alla stessa ora, anche alla messa, per esempio. Però se l'unico motivo per cui sono lì è perché ci sono gli altri coscritti, la mia ha sempre essere accesa. Non è abbastanza, non sarà un gesto cattivo, però non è sufficiente, non ci fa chiesa. Si fa chiesa se l'essere lì, per qualunque motivazione, ma siamo lì perché ci interessa a lui. Vogliamo rispondere al suo dono. Questa è la chiesa. Tutto chiaro? Qualche altra domanda? No.